Oggi continueremo i nostri discorsi sull'analisi dei vari paganesimi, ricordando che abbiamo già trattato il paganesimo urrita fino ad arrivare al paganesimo fenicio. Abbiamo parlato del paganesimo finnico, abbiamo parlato del paganesimo magiaro e oggi parleremo del paganesimo lituano. Da ogni paganesimo noi prenderemo degli esempi di principi, cioè i nostri principi sui quali costruire il paganesimo come religione. Li prenderemo proprio dall'analisi di quello che stiamo facendo, per cui l'analisi dei paganesimi che facciamo ora servirà dopo per continuare ad analizzare alcuni principi che ci servono per costruire il paganesimo moderno, il paganesimo attuale. Il paganesimo lituano è l'argomento di oggi. Il paganesimo lituano ci permette di affrontare il discorso più generale del paganesimo, le sue strutture e le sue percezioni. Del paganesimo lettone restano molte tracce. Qui siamo fra lituano e lettone, deve essere più o meno la stessa cosa. In quanto distrutto fra il XIII e il XV secolo, mantiene la sua vivezza e il suo ricorso attraverso le relazioni fra gli esseri umani e il loro circostante. Come nasce e si sviluppa il paganesimo lituano? Si sviluppa come tutti i paganesimi, riconoscendo il divino che ci circonda e relazionandosi con quel divino attraverso le specificità di quel popolo, con le specificità del circostante che i lituani si trovano a vivere. Dievas è il cielo in quanto tale, ma non il cielo come atmosfera, il cielo come infinito che ci circonda, l'infinito dal quale si astrae l'esistente. L'infinito, ricordo che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora e 40 minuti. L'infinito come sconosciuto dal quale attingiamo il conosciuto attraverso il coraggio col quale lo compenetriamo. Dievas non è dunque il cielo, ma è indicato dal cielo come immensità siderale. Dievas è lo sconosciuto dal quale attingiamo, lo sconosciuto dal quale separiamo il conosciuto e la descrizione della ragione. Nel popolo lituano c'era la consapevolezza che lo sconosciuto era maggiore del conosciuto. Il popolo lituano era temerario davanti allo sconosciuto, ma era determinato ad affrontarlo per ampliare il conosciuto nella vita quotidiana. Di questo divino i cristiani non compresero nulla. Vedremo come in una religione collaterale e limitrofa useranno il nome di Dievas per indicare il Dio cristiano. Abbiamo già trovato questa nel paganesimo finnico, eh? In pratica, i cristiani chiamano col nome il loro Dio uno dei maggiori dei della religione che vanno a conquistare. Dievas risponde alla radice religiosa delle popolazioni ariane, dove la radice Dio altro non sta ad indicare che luce, luce come termine generico che viene qualificato dalla sostanza della sua coscienza. Dievas. Ricordo che la radice Dio, come Diana, come Giove stesso, sta a indicare proprio luce, ma in tutte le terminologie ariane. Dievas è anche la luce dalla quale prendono movimento le coscienze di sé, il divino che ci circonda, il divino di cui siamo parte, un concetto impossibile per un cristiano. Noi siamo un divino e proveniamo dallo sconosciuto che ci circonda. Lo sconosciuto contiene tutte le tensioni che noi manipoliamo attraverso il nostro divenire per proiettarci nei mutamenti. Lo sconosciuto non è cosciente di sé, obbedisce all'imperativo di necessità, trasformarsi in coscienza. Dievas è anche il divino per eccellenza, è necessità che si fa fatto, assommando a sé la volontà del soggetto che agisce per determinare se stesso e per scegliere il meglio all'interno della sfida e della contraddizione per divenire nei mutamenti. Dievas è dunque quanto noi abbiamo dentro, la sostanza della nostra coscienza e della nostra consapevolezza, col quale entriamo in relazione col Dievas di ogni coscienza che dal mondo circostante proietta le sue tensioni e le sue aspirazioni verso di noi. Dievas è il divino che ci circonda e del quale siamo parte. Dievas non è trascendente né immanente, è una parte di noi. Menules era la coscienza di sé l'una, la sua consapevolezza in trasformazione.
non era solo una questione di fasi lunari, né solo una questione di ciclo mestuale. La Luna era riconosciuta come una coscienza di sé, come ogni pianeta. La Luna era una coscienza di sé che intendeva diventare eterna attraverso il suo sviluppo. I lituani riconoscevano gli oggetti celesti con una coscienza di sé propria e riconoscevano all'essere Luna la capacità di interagire con l'essere umano, scandendone i tempi e le trasformazioni. Le nascite degli esseri umani erano legate ai cicli mestuali. I cicli mestuali hanno la scadenza legata alle fasi lunari. L'essere Luna partecipa al divenire dell'essere umano. L'essere Luna è in sé parte dell'essere umano e chiama gli esseri umani affinché da essa attingano per proseguire il proprio sviluppo. Da parte sua l'essere Luna è parte degli esseri umani con i quali si relaziona e dai quali attinge. I lituani riconoscevano questo divino e lo chiamavano Menules. Per Kunas è l'atmosfera come coscienza di sé, la coscienza più antica dell'essere natura, che abbracciava l'essere terra. Ricordiamo che in ogni paganesimo c'è il riconoscimento dell'atmosfera come essere divino. In ogni paganesimo questo. Le sue manifestazioni di vita sono il tuono e le tempeste, gli atti di potere attraverso i quali la vita sorge e si riproduce negli esseri di sola energia vitale. Per Kunas è il divino atmosferico che avvolge ogni essere della natura e dal quale l'essere atmosfera viene modificato e arricchito ad ogni respiro, ad ogni soffio. L'essere vegetale che maggiormente si identificava in Per Kunas era la quercia. L'essere quercia era più antico di ogni essere umano e il suo respiro attraversava Per Kunas arricchendolo più di quanto un essere umano potrebbe fare in tutta la sua vita. Per Kunas e la quercia arricchivano l'essere umano. Il divino alimenta il divino per alimentare il proprio divino e il fuoco era la sintesi dell'incontro divino. Finché il fuoco bruciava, il divino era in relazione con ogni divino. Il fuoco era mantenuto perenne non solo per servire a tutti i lituani dal quale potevano attingere, ma per mantenere desta l'attenzione degli esseri umani su tutto il divino con cui si relazionavano. Il rispetto per il circostante dal quale traevano il potere per costruire il proprio divenire. Dim Stipatis, ricordo sempre che la mia pronuncia delle parole è soggettiva, io leggo letteralmente, eh? Dim Stipatis era il genio del luogo, il luogo più importante, la fattoria. La fattoria concentra le linee di tensione di tutte le coscienze di sé che concorrono a formare il divenire della fattoria, la sua prosperità. Dim Stipatis è la conoscenza di sé del luogo, la coscienza di sé formata dal concorso di tutti i soggetti che concorrono alla prosperità della fattoria. Venivano offerti in sacrificio dei polli, polli che venivano mangiati insieme per celebrare la prosperità della fattoria, del genio del luogo. Il sole era visto come una coscienza di sé femminile, era chiamato Saule. Il fare umano, le azioni che costruivano il suo divenire, erano viste come un tutt'uno divino, il divino che legava generazione a generazione, mentre nella religione romana il fare degli esseri umani era un divino visto coscienza per coscienza, manifestazione per manifestazione. I lituani vedevano il divino del divenire umano come un grande fiume che comprendeva una coscienza di sé complessiva che chiamavano Lima. I lituani compresero il fare divino della fecondità e con questa si relazionavano, riconoscendo nel divino e il potere che questa riversava nel loro fare. La fecondità era il potere col quale il gregge si riproduceva e col quale la società umana rafforzava e riaffermava se stessa. Fecondità era un divino che si relazionava col potere della luna e il potere dell'essere sole. La fecondità di ogni essere era il potere di Zemina, la cui forza era il prodotto dell'azione dell'essere luna e dell'essere sole. Ogni sera si recitava una litania per onorare Zemina che terminava con un bacio alla terra, l'essere dal quale traiamo la vita. I lituani, come ogni altro paganesimo, riconoscevano il divino in ogni altra specie vivente, anche se erano particolarmente interessati con le specie con le quali interagivano. Anche se molti divini sono andati persi o sono sconosciuti, sono ricordati Sverine e Medeine, il divino dell'essere cane e il divino dell'essere lepre, dei divini propri di essere animali diversi da quelli dell'essere umano.
il divino di ogni specie, delle quali la specie umana è contigua, specie che assieme alla specie umana forma l'essere natura e la sua coscienza, le sue determinazioni. Il fuoco, come abbiamo accennato, è divinità in sé, è coscienza che si espande, ogni fuoco, era trasformazione e fondazione del divenire, sia il fuoco che bruciava nel focolare, sia il fuoco che bruciava negli esseri umani, che il fuoco che dell'essere cielo si scatenava attraverso gli uragani. Il fuoco si dilatava, aveva una sua coscienza e sue determinazioni. I lituani chiamavano il fuoco Gabigia, Gabigia, e in quanto tale lo onoravano. Anche gli esseri di energia che nascevano dalle tempeste avevano un nome ed erano conosciuti, anche se come in tutti i paganesimi erano identificati con le anime dei morti. Sarà un processo molto lungo quello che porterà ad identificare gli esseri di energia vitale nati dagli uragani con se stessi, anziché come proiezione di esseri umani morti. L'egocentrismo è molto duro a morire e in quell'agonia e di quell'agonia si servirà il cristianesimo per imporsi. I riti sacrificali con i quali i lituani si relazionavano con il mondo circostante si tenevano nei boschi sacri, circondati dal potere di essere del divenire, dal quale dipendeva il loro divenire. I sacrifici consistevano nell'uccisione di animali e talvolta di prigionieri di guerra. A Roma questo tipo di sacrificio era stato sostituito con l'offerta delle armi del vinto alla divinità, che aveva concorso alla vittoria. Nei popoli nordici era ancora in vigore il sacrificio dei prigionieri alla divinità, che avevano concorso a portare alla vittoria. Ricordo che il sacrificio è ogni atto che un individuo fa, cioè se io lavoro, sacrifico una parte del mio tempo, per cui il termine sacrificio è un termine abbastanza da analizzare attentamente. Esattamente come io dico, i cristiani praticano sacrifici umani parlando del loro battesimo. L'uso dell'uccisione dei prigionieri era un uso normale in tutte le guerre. La distruzione del nemico doveva essere tale affinché il nemico non potesse ricostruire se stesso e ritornare a combattere. Il sacrificio era un riconoscimento al concorso del divino nell'azione di sopravvivenza. I cristiani macelleranno i prigionieri non come rito, ma come un'azione di semplice macelleria. I riti, se non altro, distinguevano chi sacrificare. I cristiani macellavano ogni essere umano al proprio Dio. Ricordate quando i crociati presero Gerusalemme, fecero fuori uomini, donne, bambini, tutto quanto quello che gli capitava per mano. Il compito dei sacerdoti pagani era quello di alimentare il fuoco sacro, il fuoco sia come oggetto dal quale attingere per le esigenze domestiche, sia il fuoco inteso come speranza ed elemento col quale fondare il proprio divenire. Il fuoco come elemento attraverso il quale costruire la magia della trasformazione e del divenire. Oltre al sacerdote, il cui compito era costruire le relazioni fra l'essere umano e le sue trasformazioni, c'era lo stregone, il cui compito era quello di costruire le relazioni fra gli esseri umani e il circostante. In altre parole, il compito dello stregone era quello di impedire che le azioni umane non si contrapponessero alle azioni del divino del circostante. Il compito dello stregone era quello di armonizzare le scelte del sistema sociale con le scelte del circostante. Un altro compito era svolto dagli indovini, i quali dovevano sì predire lo sviluppo delle azioni, ma dovevano essenzialmente compenetrare il circostante per sapere esattamente cosa l'azione che gli esseri umani avrebbero organizzata avrebbe comportato. Gli indovini erano degli stregoni del mutamento, dovevano agire avanti e indietro nel tempo, mentre gli stregoni erano dei guardiani delle coscienze. Tutto questo sistema religioso nulla poté contro l'orrore e la strapotenza cristiana e contro le trasformazioni del mondo. Eppure tutto questo ha continuato ad esistere nei sogni e nei desideri dei lituani. La distruzione di questa religione pagana avvenne in epoca molto tarda, e gli esseri querce e gli esseri tigli mantennero vivi i ricordi e le relazioni, anche se i cristiani si precipitarono a tagliare le foreste. Questo paganesimo è molto simile al paganesimo dell'antica Roma, ha una sua complessità che ci permette di comprendere come ogni paganesimo compenetra il divino che ci circonda e consideri ogni divinità un essere relativo che attraverso le relazioni tende a dilatarsi e a divenire in relazione con ogni altro essere che divino in sé tenta di divenire. Non esiste un concetto di assoluto.
Non esiste il concetto di possesso, non esiste il concetto di sottomissione. Tutto questo, questi concetti, appartengono solo al cristianesimo. Bene, io vi ho esposto il discorso sul paganesimo lituano, che oltretutto è praticamente uguale al, al paganesimo estone, dopo vedremo in seguito comunque. Questi paganesimi nordici si avvicinano moltissimo. E il problema nell'analizzare questi paganesimi è che molte delle divinità con cui si costruiscono si trasformano. Cioè, all'arrivo del cristianesimo, i pagani hanno necessità di personalizzare alcune divinità per opporle al Dio cristiano. Per cui quello che a noi ci arriva non è più il senso numenico della religione, ma è la trasformazione che i pagani hanno fatto per poter resistere all'arrivo del cristianesimo. Per cui abbiamo delle cose abbastanza da prendere con le molle, però nello stesso tempo ci permettono di capire qual è il senso della vita all'interno del paganesimo. Passando ora al Sentiero d'Oro, ricordo il prologo del Sentiero d'Oro, ma prima, siccome sono stato fortunato, mi sono comperato un libro ed è la storia di Roma dalla fondazione di Tito Livio in 8 volumi e ho trovato il fatto dal quale nasce la Devotio, cioè l'episodio sul quale nasce la Devotio, raccontato da Tito Livio. Comunque vi ho detto che questa Devotio nasce da un episodio della battaglia dei Romani contro i Sanniti, in realtà erano più contro i Latini e i Campani, dove il comandante dell'ala sinistra era Publio Decio. E gli Aruspici avevano dichiarato che avrebbe vinto quell'esercito che avrebbe sacrificato il nemico e il comandante agli dei. Decio e un altro comandante, Publio Decio comandava la sinistra e un altro comandante comandava, e Tito Manlio comandava la destra. Si misero d'accordo Manlio e Decio, decidendo che quale dei due comandanti avesse arretrato avrebbe sacrificato se stesso. L'ala sinistra di Decio cominciò ad arretrare. E allora vi leggo il discorso. La battaglia fu dapprima molto equilibrata, pari le forze in campo, uguale l'ardore da entrambe le parti. Poi l'ala sinistra cominciò a cedere sotto la pressione dei Latini, ritirandosi all'altezza dei principi. In un momento tanto confuso, il console Decio chiama a gran voce Marco Valerio. Marco Valerio, che è il pontefice romano. Abbiamo bisogno dell'aiuto degli dei. Coraggio, pontefice, ufficiale del popolo romano, insegnami la formula che io devo recitare mentre mi sacrifico per le legioni. Queste le disposizioni del pontefice: indossare la toga pretesta, velarsi il capo, tirar fuori la mano da sotto la toga e toccarsi il mento, stare in piedi sopra un giavellotto. E queste erano le parole della formula. Giano, Giove, Marte, padre, Quirino, Bellona, Lari, dei stranieri e dei indigetti, dei che avete potere su di noi e sui nostri nemici, dei mani, voi prego, voi venero, a voi sicuro di ottenerla chiedo questa grazia, concedete benigni al popolo romano dei Quiriti la forza e la vittoria e colpite col terrore, col panico, con la morte i nemici del popolo romano, dei Quiriti. Come ho annunciato con le parole, così ora per la Repubblica del Popolo Romano, dei Quiriti, per l'esercito, per le legioni, per chi aiuta il popolo romano, dei Quiriti, faccio voto agli dei mani, alla terra, assieme a me, delle legioni nemiche e di chi le aiuta. Pronunciata questa formula, ordina ai lettori di recarsi da Tito Manlio e di annunciare subito che egli aveva fatto voto di se stesso per l'esercito. Strettasi attorno alla toga come sogliono fare i gabini, montò a cavallo, armato, e si gettò nel folto dello schieramento nemico. Entrambi gli eserciti videro allora in lui un uomo molto più maestoso del normale, quasi fosse inviato dal cielo ad espiare tutta l'ira degli dei e ad allontanare la rovina dai suoi gettandola sui nemici. Così tutta la paura e il terrore che si muovevano con lui turbinarono in principio le file dei Latini e poi finirono con l'espandersi in tutto l'esercito. Si poteva vedere benissimo che ovunque il cavallo lo portasse tutti provavano terrore e davanti a lui come per una stella di cattivo presagio. Quando poi Decio stramazzò al suolo coperto di frecce, le corti dei Latini del tutto frastornate presero a fuggire travolgendo ogni cosa per un vasto tratto.
Questo è l'episodio da cui nasce la devotio. La devotio è un atto di determinazione soggettiva con la quale si chiama il mondo circostante a partecipare a quello che si sta facendo. E proprio partendo da questo io ho scritto la devotio, che è il sentiero d'oro. Ogni tanto ne leggo alcuni passi e voglio ricordare il preambolo del sentiero d'oro. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé. Ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità. Egli non detta gli obblighi. Egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Oggi vi leggo quadri del sentiero d'oro. Fatto conduce l'essere, e l'essere è la presenza di Lara. Lara l'abbiamo già trovato, ed era l'essere che si faceva Lara. Qui invece è Lara come coscienza in sé. Sono aspetti diversi. La presenza di Lara. L'essere impone la sua volontà a Lara. Cioè c'è sempre un atto soggettivo da imporsi alla divinità. Cioè è l'individuo che si impone alla divinità. Lara insegna l'essere, e quando l'individuo si è imposto alla divinità, la divinità cede all'essere la conoscenza. Lara insegna l'essere che la coscienza si sviluppa in sé, al di là della forma dalla quale trae origine. Il divenire appartiene alla coscienza e non alla forma. Fato conduce l'essere, e l'essere la presenza di Maya. L'essere impone la sua volontà a Maya. Maya insegna all'essere che natura e terra sono uno per gli esseri della natura, di cui sono generatori e divenire assoluti, comprendendone tutte le trasformazioni. Fato conduce l'essere, e l'essere la presenza di Mamurio. L'essere impone la sua volontà a Mamurio. Mamurio insegna l'essere come il proprio divenire non possa essere distinto dal fare delle proprie mani. Senza l'uso delle proprie mani per costruire, la coscienza dell'essere umano non ha divenire. Fato conduce l'essere, e l'essere è la presenza di Mefite. Mefite insegna l'essere come l'energia vitale cerchi di trasformarsi in coscienza adattandosi ad ogni oggettività incontrata, qualunque essa sia. L'essere impone la propria volontà a Mefite. Bene, il quadro 56, evocare Lara, significa evocare la forza attraverso la quale possiamo superare la forma per giungere a percepire l'oggetto, ogni forma per giungere alla sostanza del meccanismo, ogni forma che abbaglia e che tenta di appropriarsi del nostro giudizio. Svelare la forma e svelare l'inganno dell'illusione è il fare dal quale Lara trae energia vitale per costruire il proprio potere di essere. Lara è una coscienza che attraversa il fare degli esseri della natura e che si impone all'essere umano affinché non si faccia abbagliare dall'apparenza, ma usi la sua magia per cogliere il senso delle cose. Lara alimenta questo fare perché da questo fare trae forza e alimento per la propria coscienza di sé. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Lara? Per alimentare il nostro fare, affinché non si fermi all'apparenza delle cose, ma superi l'apparenza per la formazione del giudizio. Noi ci relazioniamo con Lara affinché il nostro fare non sia abbagliato da inganno. Quadro 57. Evocare Maya. Ricordo che Maya è l'aspetto madre della Terra, è l'aspetto madre di Tellus. Evocare Maya significa evocare il lato generativo dell'essere terra in relazione alla generazione dell'essere natura. L'essere terra come essere madre di ogni essere della natura. Evocare Maya significa evocare la terra madre, fonte di vita, base di fondazione del proprio divenire. Tellus vive in sé, Maya vive per riprodurre la coscienza e dilatarla. Tellus è indifferente all'essere natura, Maya la protegge, la nutre e dalla natura rigenera la coscienza di sé dell'essere Tellus. Evocare Maya significa diventare coscienti dell'immanenza dell'essere nel quale ci immergiamo per rigenerarci. Maya alimenta Tellus alimentando ogni coscienza che nella sua esistenza tende a dilatarsi.
cioè l'aspetto madre di Tellus, che è Maya, cioè la madre terra, alimenta anche se stessa, alimenta il proprio divenire al di là dell'essere madre, però il fatto di essere madre alimenta il divenire della terra. Abbiamo già detto numerose volte che la nostra lettura di episodi biblici è finalizzata a identificare e descrivere il concetto di male rispetto al pensiero pagano. A noi non interessa stabilire se quanto scritto nella Bibbia e nei Vangeli ufficiali sia vero o meno, anche se sappiamo benissimo che Gesù o Mosè non sono mai esistiti, come non esiste il Dio creatore e padrone del mondo. Noi non siamo archeologi, noi siamo pagani e apprendisti stregoni. Cosa significa questo? Significa che come pagani riconosciamo il circostante come insieme di coscienze che fondano il loro divenire attraverso una sequenza di mutamenti, esattamente come noi, e con le quali ci possiamo relazionare o meno. Come apprendisti stregoni, riconosciamo che l'essere umano adulto deve ampliare la propria capacità di percepire il circostante, forzare i limiti socialmente imposti alla ragione e alla sua capacità percettiva per sviluppare l'essere divino che cresce dentro di lui. Il male è quanto ostacola il processo di crescita dell'individuo. La descrizione degli elementi fondanti il cristianesimo e i suoi scritti fondamentali rappresentano la descrizione del male. In questo male è compreso anche le reazioni che quel male produce. Ad esempio, il satanismo è una reazione al male imposto dal cristianesimo, ma anche questa diventa male in quanto altro non è che riproduzione dei principi cristiani, a meno che non prenda una direzione pagana. E allora il discorso è diverso. Lo stesso vale per altre forme fideistiche, intese con vari nomi, ateismo, gnosticismo, agnosticismo, panteismo, eccetera. Pertanto a noi non interessa stabilire il vero, sia nella Bibbia che in ogni altra cosa. A noi interessa costruire un percorso di libertà. A noi interessa riconoscere libertà come divinità. Questo significa che se il pazzo di Nazareth ha detto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, anche se noi sappiamo che la traduzione è errata, dal momento che la repressione per secoli è avvenuta con l'immagine del cammello, per noi quell'immagine è quella a cui ci riferiamo. Tanto per inciso, altre cose, la traduzione biblica della Vulgata fatta da un cristiano che ritengono santo, mettono in ginocchio davanti i bambini. Noi sappiamo che in Tobia c'è un falso relativo a cosa dice Tobia del matrimonio, solo perché quello che ha tradotto la Vulgata era un sessuomane, sessuofobo, e voleva la castità a tutti i costi. Noi sappiamo come in Luca e in Matteo tutto il discorso sulla verginità della Madonna sia stato aggiunto dopo, cioè sia stato aggiunto strumentalmente dopo. Noi sappiamo come tutta la sessuomania dei cattolici provenga dallo scontro dei stoici e dallo scontro delle comunità de Cunan, in cui si condannava i rapporti sessuali. Infatti non faremo mai abbastanza per esaltare l'opera di Pirrone e di Carneade contro gli stoici e dei filosofi del giardino. Cioè, noi sappiamo che ci sono tutte queste falsità. In altre parole, per noi però, la descrizione è cosa reale e ce ne frega relativamente stabilire la verità. Cioè, se i cristiani dicono che la Madonna è vergine, noi prendiamo atto che loro impongono la verginità della Madonna, cioè un discorso folle, assurdo, demente. E noi con questo discorso folle, assurdo e demente ci relazioniamo. Per noi la verità non esiste, ma è relativa al livello di interazione con libertà raggiunta dall'individuo. Cioè noi è la libertà che costruisce vari livelli di verità. Non la verità rende liberi, la verità imposta rende schiavi, rende sottomessi. Esiste un processo di liberazione dalla costrizione della ragione che porta a percepire il mondo in maniera diversa. Esiste un processo di liberazione del modo con cui descriviamo il mondo che ci permette di cambiare l'angolatura con cui lo guardiamo. Esistono processi di liberazione dalle costrizioni di qualunque tipo. Questi processi devono essere individuati e descritti nel loro svolgimento, anche se il percorso è sempre un percorso di liberazione soggettiva. Per
Pertanto, per noi il Gesù di Nazaret, come descritto nei Vangeli ufficiali, e il Dio biblico, sono l'essenza stessa dei campi di sterminio nazisti, sono l'essenza dello sterminio nelle Americhe, degli Indio, sono l'essenza della distruzione di centinaia di milioni di individui in Africa e della distruzione asiatica. Proprio per non riconoscere il divino che ci circonda, i cristiani hanno dato il via al saccheggio sistematico del pianeta, in quanto si ritengono padroni di esso e non parte di esso. Questo vale anche per i materialisti meccanicisti e per tutti coloro che, esaltando la supremazia fra gli esseri della natura, del cervello umano, altro non fanno che distruggere il divenire umano attraverso la distruzione sia della sua capacità di percepire il divino, sia attraverso la menomazione delle sue capacità di estendere se stesso. Pertanto, la lettura dei Vangeli ufficiali e della volontà del Dio biblico per noi è un aspetto assolutamente strumentale per definire il male e l'orrore. Ciò che noi costruiamo è la relazione fra l'essere umano e il circostante. Questo può avvenire soltanto se l'essere umano sviluppa il Dio che ha dentro e lo relaziona con ogni Dio che lo circonda. Fin tanto che continuerà ad esistere il concetto secondo cui il termine Dio o divino implica soggettamento, comunque in ogni caso la truffa del cristianesimo sarà rinnovata. Soltanto se ci consideriamo degli dèi che rivendicano davanti al mondo il diritto al proprio potere di essere, solo allora possiamo rimuovere il condizionamento educazionale che il cristiano impone. Il cristianesimo non è una dottrina. Il cristianesimo è un sistema impositivo che implica una morale, un modo di porsi davanti al mondo, una concezione di se stessi come egocentrismo universale. Impone la chiusura e il disprezzo per il mondo, implica l'assoggettamento al più forte e il disprezzo del più debole. Implica il disprezzo per il mondo e il diritto a saccheggiarlo. Il cristianesimo non è una dottrina, ma un modo attraverso il quale impossessarsi, distruggere, saccheggiare il mondo attraverso un'esaltazione di potenza derivata dall'autoidentificazione col Dio creatore e col pazzo suo figlio. Quando il cristianesimo come dottrina d'inganno viene messo in difficoltà, si ripresenta sotto altri nomi e altre diciture. Per noi sono sempre cristianesimo. Quando io altero la percezione e la concentro su elementi cristiani, vedo solo ombre blu-nere che infondono sensazioni di orrore. A me basta questo per disprezzare ogni elemento del cristianesimo. Ma dal momento che il mio divenuto non è meccanicamente riproducibile, sono costretto a ricorrere all'analisi e alla logica per spiegare le mie sensazioni. Comunque il cristianesimo è solo pulsione di morte e non ha nessun precedente storicamente sia per la sua assolutezza che per i suoi intenti. Pertanto, per noi il cristianesimo è il male come è male qualsiasi cosa che guarda il mondo partendo dal condizionamento educazionale imposto dal cristianesimo. Domenico Buffarini, nel suo libro «Noi non siamo ombre rosse», parlando della repressione religiosa dei pelle rosse e delle pratiche indiane, che venivano punite con la reclusione da giudici cristiani, pratiche sciamaniche, ribadito con una lettera a tutti gli indiani, cioè il fatto di punirla con la reclusione fu ribadito con una lettera a tutti gli indiani dal commissario del BIA nel 1929, per cui recentissimo, ricorda come la libertà delle pratiche religiose indiane, degli indiani d'America, venne riconosciuta solo nel 1978, cioè 20 anni fa. Ebbene, scusandosi della loro pratica infame, i cristiani, nel 1987, cioè 10 anni fa, in un documento sottoscritto da tutti i gruppi criminali denominati cattolici, luterani, ortodossi e presbiteriani, affermavano, cito il documento letteralmente, «Abbiamo risposto con la paura, il sospetto, l'arroganza, l'ostilità e con la tendenza a trattare i popoli nativi d'America come bambini. Noi vi preghiamo di perdonare i nostri peccati contro i vostri popoli». Noi vogliamo che accettiate il nostro pentimento e che sentiate che ora vi consideriamo nazioni, sovrani e popoli con una moralità elevata e degna di rispetto e come popoli che desideriamo considerare uguali.
Questa è parte della dichiarazione di infamia dei cristiani. Un Decio, no Publio Decio che vi ho detto prima, suo figlio, suo discendente, quello che ha combattuto alle forche caudine, direbbe, prima di dire queste cazzate, i cristiani passino sotto i giochi delle forche caudine, formate da 300 anni di infamie, 300 anni di infamie, prima di essere da noi considerati uguali. Questo vale per ogni persona educata ad essere cristiana, che si permette di guardare il mondo con gli occhi di arroganza, disprezzo e superiorità. Ad esempio, il cristiano ha paura del mondo circostante, è terrorizzato fin dalla nascita del suo Dio crudele e vendicativo. Quando guarda il passato o gli altri esseri umani, deve considerarli terrorizzati da quanto non conoscono. Se non sono terrorizzati, lui li terrorizza con la violenza. Così, quando l'antropologo cristiano guarda l'uomo preistorico, lo pensa terrorizzato, stupido e ignorante, un individuo che adora gli eventi naturali. Ma la stupidità sta soltanto negli occhi del cristiano, nel suo condizionamento educazionale, negli occhi con cui guarda gli altri. L'uomo cosiddetto primitivo non aveva paura degli eventi atmosferici o di altro. Egli era divenuto con essi, era nato con questi, e con questi era cresciuto per milioni di anni. L'essere umano non è stato creato da un Dio pazzo, e nemmeno dal Dio assassino dei cattolici, presbiteriani, ortodossi e luterani. Il sapere l'essere umano lo ha costruito crescendo e adattandosi. Solo il cristianesimo distrugge il sapere e la conoscenza per costringere alla paura. Una volta che il cristianesimo ha costruito l'ignoranza e la paura, i cristiani, o qualsiasi altro nome si danno, vogliono affermare che tutti sono ignoranti e paurosi come loro. A noi pagani non interessa come si fanno chiamare i cristiani, quanti nomi possono cambiare, a noi interessa la sostanza delle cose, non la loro apparenza. Per noi il male non è un gioco d'apparenza, ma è una condizione che distrugge il modo di essere e di porsi dell'individuo. Quando una persona è pervasa dal male, può cambiare i nomi, ma esprime le stesse tensioni, le stesse perversioni, in quanto deve chiudere quanto esiste entro i propri sensi. Fatto questo, riduce la percezione dei sensi, in quanto ogni variabile diventa soltanto invenzione per imbrogliare. Gli altri ti imbrogliano. Mettiti in ginocchio perché gli altri ti imbrogliano. Dove l'imbroglio è il tentativo di ogni individuo di sottrarsi dalla propria posizione in ginocchio davanti a un Dio o ad una percezione menomata. Libertà per noi non è un gioco d'esistenza, ma è la divinità libertà che, sviluppata dentro di noi, ci permette di entrare in relazione col divino circostante. Per questo motivo noi leggiamo un libro stupido e perverso come la Bibbia e i Vangeli ufficiali. Sappiamo benissimo che questi libri inventano un sacco di stupidaggini, ma dal momento che i cristiani usano quella descrizione per distruggere le persone mettendole in ginocchio, con quella descrizione noi ci confrontiamo e con quella descrizione usiamo per definire il male. Quando chi mette in ginocchio gli esseri umani userà un'altra descrizione per mettere in ginocchio gli esseri umani, noi siamo pronti. La stregoneria costruisce libertà. Dalla situazione oggettiva in cui si trova ad operare, qualsiasi essa sia. Pertanto, non chiedete a noi di essere storici o archeologi. Noi siamo pagani e apprendisti stregoni. Noi lavoriamo per costruire il futuro, ben sapendo che in questo presente il condizionamento educazionale imposto ai cristiani è entrato così profondamente negli esseri umani da rivelarsi anche nelle azioni e nel pensiero di chi cristiano non vorrebbe essere. Il solo pensiero di pensare se stessi come un Dio impaurisce chiunque, come chiunque viene terrorizzato nel pensare di vivere in un mondo di coscienza di sé, altrettanti dei che determinano se stessi. Quasi tutti preferiscono non vedere, quasi tutti preferiscono ignorare. Quanto è più consolatorio pensare a un Gesù buono che porta la salvezza, quanto è distruttivo per gli esseri umani non essere in grado di prendere nelle proprie mani il proprio divenire. Così l'orrore e la paura scende nel cuore degli esseri umani, ma noi continuiamo a seminare speranza, coscienti di essere dei fra dei, divino calato nel divino. E questa è una dichiarazione quasi assoluta che noi facciamo. Scusate. Anche se questa dichiarazione l'ho scritta io sono convinto che ogni pagano la sottoscriverebbe.
Bene, da adesso in poi posso prendere anche le telefonate che fate e comincerò con la rassegna stampa. Allora, dal Gazzettino del 7 dicembre 1997, gli Stati Uniti difendono gli islamici turchi contro la messa al bando del partito Refah. Ricordiamo che la Turchia è un paese un po' anomalo nell'Islam, anche se è sempre uno Stato islamico, con tutta la ferocia che uno Stato islamico esprime, ha un'interpretazione diversa dell'islamismo. E chiaramente tutti cercano di tociare, di mangiare, e ci sono dei partiti estremisti che sembra facciano comodo agli Stati Uniti. Purtroppo gli Stati Uniti non gliene frega niente della religiosità delle persone, gli interessa il potere e il mercato su cui vendere i propri prodotti. Vediamo un attimino. Pronto? Ciao. Ciao, sono Andrea. Ciao Andrea. Volevo farti una domanda. Sì? Così, secondo te, te la faccio semplice. Dimmi. E secca, insomma. Tra spirito e materia c'è differenza? Cioè, una certa... stato di coscienza prende poi scusa cosa. Pronto? Sì. Mi senti Andrea? Sì, sì. Io ti sento malissimo. Non so cosa fare perché. Senti, tu puoi ascoltarmi dalle 19 alle 20? Sì. Perfetto, io penso che dalle 19 alle 20 leggerò Materia e Energia Vitale. Sì, ecco. Dal libro dell'Anticristo. Perché io ho questa cosa per la testa dei tempi. Cioè, volevo capire anche il tuo punto di vista, appunto, fra sì. Uno stato di coscienza e poi una materializzazione fisica, sì. Dove sta la differenza, come si può interpretare, insomma? Non so se la domanda è chiara. No, no, la domanda è chiara, però è difficile da trasmettere la risposta. Io ci provo comunque. Poi premetto che io per radio generalmente evito di fare certi discorsi, però se vuoi, se no... Sì, sì, no, lo faccio volentieri, cercherò però di farti capire. Anche perché io passerò da persona, quindi al limite vedi te se è il caso, insomma. No, no, va bene, io comunque cercherò di darti una risposta, spero che sia soddisfacente. Va bene. Ciao. Ok, ciao. Ciao, ciao. No, voglio dare una risposta, amico Andrea. Per noi materia e energia sono la stessa cosa, cioè la materia è energia vitale organizzata in maniera diversa e percepita da noi in maniera diversa. Diverso probabilmente la domanda che faceva Andrea è quando è che noi abbiamo la coscienza di essere corpo fisico e quando è che noi abbiamo la coscienza di non essere corpo fisico. Io ho fatto parecchi viaggi fuori dal corpo e vi assicuro che ve ne accorgete, non è spiegabile come. Per esempio, io ho una fortissima allergia estiva, cioè io ho un'allergia estiva che mi tappa il naso, che mi blocca praticamente la respirazione. Bene, quando vado in concentrazione riesco a trasferire la coscienza sul corpo luminoso, io non ho più, respiro benissimo, cioè nel senso che non respiro comunque, però la sensazione è quella di essere perfetto, di essere a posto, insomma. Mentre invece quando mi sento rientrare, quando sento proprio il formicolio del rientro, sento immediatamente il naso tappato e questa voglia di quasi strapparmelo dalla faccia, insomma. Per cui esiste la sensazione di quando si trasferisce la coscienza dal corpo fisico al corpo di energia. Però non è descrivibile, perché quando noi arriviamo a riprodurre un corpo che si muove quasi insieme, diciamo così, al corpo fisico, lo abbiamo costruito in così tanti anni di lavoro che ci sembra quasi normale. Però la soggettività, la nostra soggettività sa perfettamente cosa sta succedendo in quel momento. Questo è quello che volevo dire. Poi non... vabbè, insomma, cercherò poi magari leggerò il libro dell'Anticristo, Energia Vitale e Materia, questa sera, fra le 19 e le 20, che è uno scritto che ho fatto 12 anni fa, nel 1985, per cui è ai primordi sia di quando io imparavo a scrivere, sia di quando io cominciavo a concepire e a vedere la differenza fra materia e energia. Per cui può darvi delle indicazioni per affrontare il discorso materia ed energia. I discorsi da fare sono tanti e la materia da prendere è da tante angolature, però spero che la risposta sia stata sufficiente. Eventualmente quando ti vedrò Andrea ti darò le altre spiegazioni, insomma, che chiedi, anche perché dovrei
capire esattamente cosa vuoi tu sapere con precisione, anche perché le cose da dire sono tantissime. Dal 1 dicembre 1997 Izetbegovic, i musulmani commisero dei crimini. Beh, questo si sa, nella guerra di Bosnia tutti hanno commesso crimini, perché era una guerra religiosa, una guerra fra cattolici da una parte, croati, fra ortodossi, serbi, e fra musulmani, sempre serbi, che si contendevano la supremazia degli altri. Dal Gazzettino del 2 dicembre 1997. Non sostituiamoci al giudizio di Dio, i parroci del Nord-Est. Praticamente il discorso sulla ferocia, sull'episodio feroce di pederastia che c'è stato con la morte del colpevole, dove praticamente l'odio delle persone è arrivato a un livello tale e i parroci dicono non sostituiamoci al giudizio di Dio. Ricordate che per il cristianesimo gli esseri umani devono essere sempre sottoposti a Dio, non possono nemmeno avere sentimenti di odio, di rancore, di amore, deve essere tutto corrispondente alla sottomissione a Dio. Per cui l'essere umano non ha un qualcosa, non ha sentimenti per i cristiani. Ha sentimenti soltanto se questi collimano con l'amore di Dio. Per cui è solo distruzione dell'essere umano. Io qui non voglio aggiungere altro. Dalla Repubblica dell'8 dicembre 1997. Il primato del Papa, un gesuita lo mette in discussione. Convegno a Roma delle chiese cristiane. I Vangeli non dicono nulla che il pontefice è il vicario di Cristo. Questo è vero al 100%. È vero anche riferendoci al fatto, alla delega a Pietro, eccetera. Era una delega a Pietro, non a tutti i suoi successori. E poi oltretutto il passo è anche molto più recente di quanto non sia scritto. Comunque è una battaglia interna fra cristiani, questa non ci interessa più di tanto. Noi sappiamo che un dogma fondamentale della Chiesa Cattolica è questo: la Chiesa non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai. Questo è un dogma come la verginità della Madonna, tanto per essere chiari, perché quando Wojtyla chiede scusa è solo una cazzata. È più vero invece quando Biffi dice, beh, io ho mangiato col Papa, e il Papa dice che la Chiesa non ha mai sbagliato. Cioè, questa è una riaffermazione del dogma, mentre quando Wojtyla chiede scusa è un bugiardo. Anche perché non caccia chi ha fatto del male. Il Gazzettino del 1 dicembre 1997. Il non Natale dei preti anglicani. In pratica i preti anglicani non credono nel Natale. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Ho sentito per la televisione che il Papa ha fatto molti sacerdoti e laici, quelli che andavano nel terzo mondo, assisto ai bambini, che ci davano questa croce, e loro dovevano fare questo dovere nel terzo mondo. Il Papa ha detto che adesso non è più necessario mandare questi al terzo mondo, perché c'è bisogno di restare a Roma per salvare i romani, perché la Chiesa Cattolica se ne sta andando. Certo, è vero. È vero, queste parole le ho sentite io di persona. Sì, ma è vero questo. Il terzo mondo non hanno più bisogno. Certo. Allora non dobbiamo dare più soldi, perché non vanno più. Non dobbiamo più dare soldi per il terzo mondo, chi laici vanno, perché restano a Roma. A Roma devono restare perché devono istruirsi alla Chiesa Cattolica, perché hanno scoperto che la Chiesa Cattolica se ne sta andando. Esatto. Buongiorno. Buongiorno. Ha ragione la nostra amica, cioè io non ho visto l'episodio esatto che lei cita, però è vero che qui in Italia la Chiesa Cattolica sta perdendo tutti i consensi, e sta perdendo essenzialmente perché le persone si stanno accorgendo che il prete non è un'autorità. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto Claudio? Ciao. Ciao. Dimmi. Allora, senti Claudio, volevo informarti che ieri sera su Rai 2... alla televisione, sì? C'era un programma dal titolo Nunca Más, che in spagnolo significa mai più. Praticamente c'erano tutti i figli, era una trasmissione che parlava di desaparecidos.
c'erano i rappresentanti, cioè le famiglie, superstiti, chi i figli, chi le madri, chi i nipoti, di quelli che sono stati desaparecidos in Argentina. E c'era un collegamento con Madrid, dove nel carcere di quella località c'è un ufficiale argentino cosiddetto pentito. Perché, come tu saprai, in Spagna e in Francia si stanno celebrando i processi già da tempo contro la giunta di allora, la giunta militare argentina, che tu sai adesso fa parte ancora del governo, così diceva questo militare, questo ufficiale. L'Italia però non ha iniziato, però c'era un avvocato che diceva che questo era per via dell'ostruzionismo del governo argentino, per cui ma loro il lavoro l'hanno fatto lo stesso, eccetera eccetera. Però io so per certo che in Spagna già da tempo stanno andando avanti abbastanza velocemente. Sì, ma ricordi che a Roma devo mettere sto processo il cardinale Laghi. Aspetta che arrivo a tutto. Allora, c'erano delle... queste signore, sai, che andavano... che andavano periodicamente a sfilare davanti alla Casa Rosada a Buenos Aires. Sai quelle donne... Sì, donne in nero. Sì, quelle col fazzoletto. Certo. Sì. Sì. Allora, erano lì, io ne ricordo qualcuna perché l'ho sentita anche in una di queste radio qui nostre, una radio cooperativa. E appunto venivano intervistate sia a Buenos Aires sia queste qui a Roma durante questa trasmissione su Rai 2 ieri sera. Praticamente c'era una concordanza, diciamo, c'era sia l'ufficiale cosiddetto pentito, no? Sì. Sia queste signore della Passa de Mayo concordavano sul fatto che la Chiesa di Roma ha dato, diciamo, l'appoggio morale a quello che loro ritenevano una santa, come la posso chiamare? Una guerra contro i comunisti. Una santa crociata? Sì. Non saprei, adesso non ricordo come l'hanno definita ieri sera. Io riporto fedelmente quello che ho sentito, né più e né meno. Sì, sì. Dunque, diceva sia questo ufficiale sia queste signore che tutti e due concordi nell'accusare la Chiesa che moralmente ha appoggiato questo genocidio, questa strage. Sì. Si parla di 30.000 desaparecidos. Sì, ma... E in specifico tiravano continuamente in ballo Biolaghi. Laghi? Come si chiama? È il cardinale Laghi, non sì, so Laghi. Il nome. C'è un nome, Biolaghi, sì. E riportavano anche delle frasi, delle risposte che da questo cardinale erano state date a una di queste signore quando cercavano chi il figlio, chi il nipote, chi la madre, addirittura il figlio che cercava la madre, perché sono sparite parecchie donne anche in stato avanzato di maternità, di gravidanza, voglio dire. E sì, non ne esce un duro attacco, secondo me, un attacco durissimo, direi addirittura devastante, soprattutto per uno che magari è cattolico, che crede, cioè che ha le sue convinzioni, cioè c'è da rimanere scioccati dalla trasmissione che è stata fatta ieri sera. Tieni presente che Laghi era amicissimo con Teresa di Calcutta, eh? Sì, sì, difatti leggevo sul gazzettino che lei lo aveva adottato, sì. Ti ricordi? Sì, sì, ma io ho tutta la rassegna stampa, guarda che io la rassegna stampa che faccio la classifico, cioè io ce l'ho sempre, non è che butto via, Sì, sì. Fai come me, fai gli archivi. Beh, è chiaro, ormai non puoi più fare a meno. Sì, no, ma... io volevo informarti appunto che c'è stata questa interessantissima trasmissione, anche perché ormai, come ti dicevo prima, in Spagna
soprattutto la Spagna, e nonostante abbia un governo di centrodestra, sì, eccetera, sì, vabbè, eccetera, però loro, diciamo, hanno iniziato e vanno avanti abbastanza determinati, perché loro vogliono arrivare a quella che è, insomma, una sentenza che sia una cosa, perché è intollerabile che ci siano ancora dei generali, delle persone, come dicevano ieri sera, che facciano parlare questo governo Menem. La giornalista diceva che avevano cercato di intervistare Menem durante una recente visita qui in Italia, e lui ha detto che per quanto lo riguarda, il caso Desaparecidos per lui è chiuso. È ovvio, no? Non dimentichiamo che questo signore è implicato in faccende di droga. Sì, beh. Ecco, sto man viene fuori dall'università di Howard, si fa per dire, non so. No, come... no, è giusto il luogo da dove esce. Sì, guarda, perfetto, perfetto. E allora adesso sembra che da quello che emerge da questa trasmissione, che anche qui comincino a parlare di questo, che cominciano a istituire processi vari. Sai com'è? Cosa? In Italia le cose sono molto tirate al limite. Sì. Cioè, ormai la Chiesa Cattolica sta perdendo tutto il controllo, sì, e ogni volta che viene fuori una mezza notizia sul telegiornale è una mazziata. Sì. Capisci? Non è come in Spagna che riescono ancora a digerire. Con l'Italia le cose sono tirate ai limiti. Sì. Noi abbiamo solo un Bertinotti che si è inventato che la sua amica è la Chiesa Cattolica. Sì, sì. Però, no, che è una cosa incomprensibile. Comunque, beh, insomma. No, ma mi sembra, credo, mi pare che ci sia anche una certa dignità nel comportamento per quanto riguarda la Spagna. Mm. Perché anche ricordo quando sono stati ammazzati non so se in Nicaragua, mi pare in Nicaragua, prima dell'avvento sandinista, dei sei gesuiti, non so se era Nicaragua o Guatemala, Nicaragua e sandinisti, no, sì, so che in Nicaragua, però non ricordo se questi gesuiti erano del Nicaragua o del Guatemala, non so neanche io. Era comunque, se riguarda il Nicaragua, era comunque prima dell'avvento dei sadinisti, sì, di prima della rivolta, insomma, sì, lei. Prima della dell'avvento dei rivoluzionari antisomosisti, sì. Ecco, non ricordo bene, so che c'è stato la rottura, cioè la Spagna ha rotto le relazioni diplomatiche con quel paese e poi se l'è presa anche abbastanza ferocemente con gli Stati Uniti. Sì. E finché non hanno avuto soddisfazione, non hanno ripreso le relazioni diplomatiche con quei paesi. Ma è un po' diverso che non in Italia. Quindi hanno un atteggiamento, a prescindere dal governo che sia di destra o sinistra, in Spagna, sì, ma che è molto più c'è la sensazione di nazione, capisci? Sì, cioè, quello di senso dello Stato. Esatto, se la Francia avesse avuto per esempio uno come Dario Fo, sì, gli avrebbe fatto un monumento, sì, capito? Sì, sì. Cioè in Italia invece si permette di sputare, al di là che si può anche non essere d'accordo, sì, con lui, cioè indubbiamente, non mica ha detto che si debba sposare, però in fondo un individuo che ha avuto un riconoscimento così importante, sì, in un altro paese, in Spagna, in Germania, in Germania, ma avrebbe fatto, sì, un monumento qualsiasi, sì, sia la parte politica, perché è un onore per la nazione. Ma guarda, manca il senso della, non c'è il senso dell'appartenenza, sì, il senso dello Stato, cioè, mancano questi. Questo è l'effetto del cattolicesimo, capisci? Sì, ma vedi che anche in Spagna c'è stata la liberazione è partita dalla Spagna. Ma c'è un senso di maggiore unità, maggiore sì, e stiamo insieme, capito? Sì, sì, molto diverso. C'è un senso dello Stato, esatto, che è diverso, cioè lo, esatto, Stato viene prima, mi pare, sì, prima, ma nella sua complessività, capisci, sì, non nella sua... C'è anche una certa fierezza, esatto, sia da parte dei spagnoli che dei francesi, sì, sì, in questo comportamento per quanto riguarda almeno nei quello che riguarda i fatti internazionali, certo, diciamo, un atteggiamento completamente diverso. Difatti questo signore, questo ufficiale che è stato intervistato ieri sera lì al carcere di Madrid, sì, in Spagna adesso non so se era Madrid, sì, sì, è lì, insomma, non è che sia qua, sì, è andato lì a consegnarsi.
perché c'è questo, questa attenzione, questa grande attenzione verso quelle che sono state le vittime di origine spagnola, diciamo. Sì, 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 ma... E quindi è un'attenzione che ha lo Stato per i suoi cittadini, capito? Sì, sì, sono sì, all'estero. No, ma è veramente determinato. Sì, sì, infatti. È diverso, quindi, è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Qui ci sono, come diceva quel regista svedese, sussurri e grida, e poi ci fermiamo alle chiacchiere da osteria e non andiamo avanti. Sì, sì, ma infatti. No. Infatti. C'è una cultura più tribale che altro. Sì, esatto. Cioè, facciamo fessi quelli che sono più deboli. È proprio il cattolicesimo fatto assoluto. Cioè, non... Vabbè, senti Claudio, io ti riascolto alle 8, cos'è? Dalle 7 alle 8. Sì, sarà pesante stasera, Energia Vitale Materia, credo sia uno dei più brutti pezzi e più belli nello stesso tempo che abbia scritto. Per cui, bene, non so. Preparo con le mie cassette. Se non ridisci non ti preoccupare. Mi preparo. Sapevo scrivere molto peggio una volta, adesso scrivo un po' meglio. Sì. Una volta ero molto peggio. Sei bravissimo. Grazie di tutto, sei bravissimo. Allora vi preparo con la cassetta. Vabbè, grazie. Ascolta Claudio, allora niente, se qualcuno ha registrato questa trasmissione, veramente è stata abbastanza eccezionale. No, io ti dirò che ieri sera ho guardato ma solo un pezzetto, a parte dei Maya che hanno fatto sulla ruota del tempo. Cioè, sulla macchina del tempo? Macchina del tempo, sì. Quando? A ieri sera? Dopo cena, adesso non mi ricordo esattamente, perché stavo sia lavorando al computer, quindi che ascoltando perso, e guardando. Quindi io ho perso anche quello. Sì, beh, ma più che altro hanno parlato della pelota, dei Maya della pelota. Ah, il senti, gioco della pelota. Ah, ho capito, sì, il gioco famoso. Sì, la cosa più interessante era, insomma, sapente più matto. Adesso dovrei dire due cosette anche su quello. Sì, rinascita e morte. Sì, esatto. Per quello loro hanno questa rappresentazione. Senti... casomai io ti dirò qualcosa in più, perché è un pezzo. Lo so che tu hai queste cose, sì, lo so. Le tue ricerche sono preziose. Un giorno faremo gli scambi, va bene? Sì. Ecco. Io ti do le mie ricerche e tu mi dai le tue. No, questo è così. Dai, ma fai qui i paragoni tu. Com'è? Non sono complimenti. No, ma dai. Va bene, Claudio, grazie. Buona trasmissione. Ciao, grazie. Ciao.